Patra assente, Basile presente, Vittorio assente, Uzzanca presente, Orlando presente, Russo assente, Zanghi assente, Puglisi presente, Giaccone presente e Marchese presente. Entra Riolo e Scaletta. Vendi. Cioè, hai visto di essere che già tu. Vendi presenti. 10 assenti, la seduta è valida. Ringrazio i vigili urbani, eventualmente all'inizio seduta potete anche accomodarvi. Nominiamo gli scrutinatori: Foti, Orlando e Tenerello. Ciao Marcello. Entra Marcello ed è presente. Li stanno già il dottore Caruso. Dottore Caruso. Però. Salutiamo l'amministrazione nella presenza dell'assessore Mancuso. Possiamo? Senti una cosa, Serafino, possiamo aspettare 10 minuti, 5 minuti se volete qualcosa. Sospendiamo 5 minuti. Non lo so, da tagliare i regolamenti. Gli emendamenti, ci sono degli emendamenti. Dobbiamo aspettare a poco 5 minuti. Va bene, allora sospendiamo 5 minuti di sospensione perché devono guardare gli emendamenti che sono qua. Ciao, dottore Scaletta. Matteo chiede la parola, prego. Grazie signor Presidente, colleghi consiglieri, come d'accordo informale che c'è stato con tutti i capigruppo a livello informale si chiede lo straccio del punto, il passaggio al regolamento degli UC. Ben bene, passiamo a votazione perché la dobbiamo votare. Corsaro sì. Se non c'è nessuno contrario. Se c'è qualcuno sia. Tutta l'unanimità va bene. Va bene. Accordo all'unanimità, passiamo al secondo punto all'ordine del giorno. Approvazione del regolamento per l'applicazione dell'imposta unico comunale. E allora ci sono, prego, la presidente della quinta commissione. Grazie, Maria Antonia Pozzanga, facoltà. Buonasera assessori, buonasera al segretario e al funzionario, oltre l'aiutante del segretario e i miei consiglieri comunali. Noi in commissione abbiamo fatto uno studio approfondito perché certamente la tematica è una tematica delicata, sappiamo che si tratta di tasse e cerchiamo in tutti i modi di dare una botte al cerchio e un colpo al cerchio e un colpo alla botte, sapendo che purtroppo le difficoltà delle amministrazioni oggi sono difficoltà grandi e
i tributi diventano un fatto necessario per portare avanti l'amministrazione. Per quanto riguarda la IUP, in commissione sono stati presentati due emendamenti. Questi emendamenti stasera noi li abbiamo mandati sia al funzionario, al sindaco e al segretario generale. Pensavo di trovarli qui, io non mi sono portata la copia. Erano due emendamenti, se mi suggerite, perché poi io sono stata assente, ma mi pare che riguardavano l'esenzione, ma che non erano esagerati, perché abbiamo tenuto conto anche delle necessità. Vediamo se c'è la mia firma. Vediamo. Non è questo, è... non so perché non è qui stasera. Comunque la commissione ha lavorato con la massima serietà e, ripeto, sapendo sempre le difficoltà che l'amministrazione ha, perché noi non vogliamo affossare né l'amministrazione né il nostro paese. Questo è lo spirito. Mi diceva Ninni che forse questi due emendamenti, chiamati come emendamenti, sono stati presentati come mozione, forse. No, come emendamento. Siamo sicuri? Se io ho messo emendamento numero uno, l'ho scritto. Allora, emendamento numero uno già ce l'aveva Serafino, non è? Cacciaio, l'emendamento numero due, qual è questo? Per favore, vediamo se questo qui è in qua. Vediamo, fammelo vedere. L'emendamento numero uno, Serafino, me lo dai per favore all'originale? Può darsi che ci sono mozioni. Può darsi che hanno messo mozione, ma era un emendamento. Emendamento numero due, vedi che emendamento non è mozione. E questo, allora è questo, sono qua gli emendamenti. Avente, allora. Qua c'è l'emendamento numero uno e l'emendamento numero due. Questi sono due emendamenti. No, no, questo è di commissione. Quello, le firme quanti sono? No, quello è della settima commissione. Non c'entra niente. Diciamo poi a numerarlo. Non è la commissione bilancio, Presidente. Però non possiamo dire il numero uno. Però io ci sto, stiamo chiedendo in questo allora momento. Io qui vedo già un appunto dell'assessore Mancuso su questo emendamento. Mi pare Mancuso. Firma è sua questa firma, allora di chi è? Io ancora non c'è niente. Io leggevo segretario, forse segretario. Chi è? Per favore, io non riesco a leggere le firme, mi scusate, lo sto vedendo qui. Sarà il segretario, restituite il commissario. Ma dai, non sarà, voleva uccidere, chi stato pigliato? C'è detto. Levala, levala, Maria Antonio, levala, levala. No, mi fa vedere l'altro. È la firma del segretario. È la firma del segretario. E allora non sono questi due, dai. No, forse l'hanno riportato perché contiene anche. Allora è quello vecchio che abbiamo fatto. E c'entra, noi ne abbiamo presentati due. Non sono qui stasera. E si vede che la prossima volta che veniamo in consiglio controlleremo di sapere se ci sono state mandate emendamenti, sia, anzi noi per conoscenza l'avevamo mandata anche al sindaco, cosa che di solito non si fa, ma l'abbiamo fatto, e non capisco perché stasera non sono qui. Comunque non entriamo in polemiche, è una cosa stupida. Noi avevamo preparato questi due emendamenti senza cercare di travisare molto lo spirito che aveva la proposta fatta dall'ufficio. Perché sappiamo che in questo momento è difficoltoso poter stravolgere, in quanto il bilancio è quello che è, e quindi però era un segnale che volevamo dare per la cittadinanza e per noi cittadini stessi. Si vede che in seguito li porteremo, perché non credo che stasera si esaurirà questo argomento. Per domani ci attrezzeremo. Grazie. Grazie, consigliere Buzzanga. Questo è l'originale. Prego, consigliere Ricciardelli. Presidente, noi stasera, signor Presidente, collegio consigliere e assessore, noi avevamo in commissione, l'ottava commissione, sul regolamento sulla Tari, avevamo tre emendamenti, però stasera vedo che in presidenza non ci sono. In segreteria, tu dai. Sono in segreteria. E allora, non in presidenza. In segreteria non li ho portati qua in consiglio. Cioè, non so se. Ma qual è chiesto Buzzacca? C'è un emendamento. Io vediamo, mancano. Allora, la commissione ha lavorato, perciò vorrei che il lavoro della commissione sia avanti. Grazie Presidente. Prego, consigliere Licciardelli. Prego.
significa disordine completo. Cioè ci stanno rattando, e che mica vuoi? Uno sui emendamenti. Con i punimi. Ho protocollo ogni. Che il numero di protocollo non hai. Idola. Prego, Presidente, signore consigliere, buonasera. Se noi approviamo i punti del regolamento, Presidente, mi sente? Prego. Se noi approviamo i punti del regolamento, l'articolo, tu arriviamo, possiamo ritornare poi indietro, essendoci che non ci sono gli emendamenti presentati sia della Commissione Bilancio e sia della Commissione Ottava? Possiamo ritornare poi a inserire questi emendamenti? Perché, ascolto Presidente, ci sono altri emendamenti che possibilmente poi sono uguali. È una buona proposta. Quindi poi che cosa si farà? Noi cosa possiamo iniziare a leggere. Io vorrei capire articoli. Questo problema, perché prego, non ci sono. Siccome una buona proposta, consigliere Riolo, prego, no, grazie. C'è il dottore Cocoti. Il dottore Cocoti, c'era Corsaro che voleva parlare. Va bene Corsaro? Signor Presidente, signori consiglieri, buonasera a tutti. Anzi, vengono un ripresentato magari. La proposta di deliberazione che andiamo a trattare stasera. Cioè, i vendimenti vanno tutti protocollati. I protocolli mi chiamano in segreteria, la segreteria li metti nel corpo della delibera. Su qua non c'è niente, non c'è niente. Prego. La proposta ha per oggetto l'approvazione del regolamento dell'imposta unica comunale. Come dicevo informalmente ai consiglieri, a parte il fatto che gli emendamenti sono pervenuti tra ieri e l'altro ieri, sono emendamenti complessi che richiedono la valutazione dell'impatto finanziario sul bilancio, quindi in ogni caso non era proprio possibile avere il parere congiunto tecnico, ma soprattutto quello di copertura finanziaria, che chiaramente è, voglio dire, conseguente, nonché il parere dei revisori. Quindi questo naturalmente non impedisce la trattazione del regolamento, che è composto da 59 articoli, la stragrande maggioranza dei quali, forse 57, 58, forse 55, riguardano il funzionamento generale del tributo nelle sue tre componenti. Quindi nulla impedisce di tornare sull'articolo che è oggetto poi di emendamenti o di osservazione. Io non so quali siano tutti gli articoli oggetti di emendamenti, ripeto, non li ho visti tutti, peraltro ho appena appreso che ve ne sono degli altri. Ciò non impedisce assolutamente di trattare l'argomento, anzi di togliere quelli quindi che non richiedono interpretazioni particolari, perché sono trasposizione di norme di legge, per poterci poi concentrare con più serenità su quelli importanti, sugli emendamenti che ho in qualche modo appena letto e, ripeto, richiederanno un approfondimento, dico almeno una settimana, perché poi magari li vorrete illustrare dopo, dico, ma ripeto, sono degli emendamenti che richiedono valutazioni che riguardano nuclei familiari in condizioni disagiate, piuttosto che imprese che intendono investire sul territorio, quindi sono dati rispetto ai quali non si può esprimere un parere tecnico e amministrativo, sì, ma devo dare anche dell'indicazione al ragioniere generale per potersi esprimere sulla copertura finanziaria. Per fare questo ho necessariamente bisogno di tempo. Quindi suggerirei di cominciare come diversi consiglieri hanno già proposto, perché nulla osta la trattazione degli articoli preliminari alla trattazione successiva degli emendamenti. Grazie. Dico. Allora, io mi permetto anche di ricordare che c'è un regolamento
che regola il funzionamento del Consiglio Comunale, che detta anche dei tempi entro i quali devono essere presentati i regolamenti, per cui è chiaro che non è che se la discussione su un regolamento o su un altro atto amministrativo dura più giorni o più settimane, non è che dopo ad atto approvato anche parzialmente si può tornare indietro e riprenderlo. Questo però riguarda le regole di funzionamento generale del Consiglio, quindi non mi preoccuperei di questo nel momento in cui c'è un articolo in cui ci si vuole fermare perché i consiglieri hanno un dubbio e hanno delle idee da proporre, ci si ferma e si tratta e si passa avanti. Quindi se voglio dire non ci sono poi interventi, quando il Presidente mi darà l'autorizzazione farà parlare i consiglieri che l'hanno chiesto, io poi illustro la delibera, grazie. Grazie, consigliere Corsari. Un attimo, voleva fare un appunto il... No, benissimo, va bene. Volevo fare un appunto. Io volevo solamente ricordare a tutti che però se noi andiamo ad approvare un articolo non possiamo poi di nuovo riapprovarlo, questo è vietato al nostro regolamento. Per cui no, allora emendamento su un articolo, ma una volta che viene votato quell'articolo in quella maniera non lo possiamo più riapprovare. Questo è. Una cosa è ritornare tutto all'intero regolamento, una cosa è l'articolo che viene approvato, è diverso. Prego, consigliere Caruso. Grazie Presidente. Grazie Presidente, assessore funzionario, colleghi consiglieri. Io direi una cosa, facendo parte della quinta e settima commissione, quindi ho un po' la contezza di qual è lo spirito e nel merito degli emendamenti. Poco fa ho parlato col Presidente dell'ottava commissione, non ci sono dubbi che al 100% il tenore degli emendamenti riguarda esclusivamente le esenzioni e le riduzioni. Quindi facendo di solito di quello che ha detto il funzionario, magari gli articoli che riguardano esenzioni e riduzione stasera non ne parliamo e andiamo ad approvare tutti gli altri articoli che discendono delle leggi nazionali su cui abbiamo poco da dire. Quindi io direi di incamminarci in quello che, lasciando da parte esenzioni e riduzioni, facendo tesoro di quelli che sono gli emendamenti e riproponiamo per evitare di tornare su qualcosa che non. Quindi questo è quello che. Consigliere Russo, facoltà, per? No? Condivido, va bene, va bene. Effettivamente, tra l'altro era quello che diceva il dottore Cocco. Saltiamo gli articoli in cui giustamente ci sono le essenziali cose, che è il punto principale per poter intervenire, e votiamo quelli là prettamente tecnici e cominciamo a discutere. Grazie consigliere Russo, prego dottore Cocco, facoltà di illustrare. Signori, per favore, grazie. Signori, che è successo? E forse stai più comodo lei. Stella. Signor Presidente, signori consiglieri, signori intervenuti, buonasera. La proposta di deliberazione che stiamo trattando, come ho appena anticipato, ha per oggetto l'approvazione del regolamento dell'imposta unica comunale, la IUC, che è stata istituita con legge di stabilità per l'anno 2014, legge 147 del 2013. È un tributo di nuova istituzione che a norma del comma 639 e seguenti della legge di stabilità per l'anno 2014 si compone di una componente patrimoniale che è l'IMU e di una componente servizi che a sua volta si distingue in tassa sui rifiuti, la TARI, e il tributo su servizi indivisibili, la TASI.
il regolamento che noi andremo ad approvare si quindi riferisce alla norme di funzionamento generale del tributo, è composto da più titoli, 5 per l'esattezza, un titolo primo che dispone le norme generali applicabili al nuovo tributo, il titolo secondo che disciplina l'IMU, sostanzialmente è un aggiornamento del regolamento IMU esistente, già approvato nel luglio del 2012 dal Consiglio Comunale, con le novità introdotte nell'ultimo anno. Quindi il titolo terzo che disciplina la tassa sui rifiuti, che non è altro che la riproposizione della TARES dell'anno scorso, rispetto alla quale il Consiglio Comunale aveva già approvato il regolamento. Quindi di fatto, come ho anticipato ampiamente alla Commissione, si tratta di una riproposizione, di una trasposizione di un regolamento già approvato con le novità introdotte dalla normativa, ben poche in realtà rispetto a un comune come quello nostro che è già passato a TIA, al sistema di misurazione puntuale delle tariffe, e quindi diciamo, però di fatto è, cambia il nome. E la vera novità al titolo quarto è questo tributo sui servizi indivisibili, che sostituisce la maggiorazione che andava a favore dello Stato, era la quota dei 30 centesimi metro quadro, che è stata istituita nel 2012 ed è avuto una vita di un solo anno, e che è stata istituita con un tributo che sostanzialmente funziona come un addizionale all'IMU, funziona con le stesse regole dell'IMU, solo che a differenza dell'IMU, che non è un'entrata tributaria a destinazione vincolata, quindi l'IMU va a finanziare la generalità dei servizi offerti dal comune, questa ha una specifica vita, ha una specifica destinazione vincolata, che è quella della copertura dei servizi indivisibili. Ossia, per semplificarla, tutto ciò che è diverso dai servizi a domanda individuale, tutti quei servizi che vengono resi alla collettività indipendentemente dalla richiesta del singolo cittadino, e a questi servizi il legislatore ha disposto che con decorrenza dal 1 gennaio 2014 venisse dato espressa copertura attraverso l'istituzione di un nuovo tributo, che in verità, come abbiamo visto le scorse settimane in occasione dell'approvazione delle tariffe, dell'aliquota e delle detrazioni TASI, poi in realtà non garantisce la copertura integrale di questi costi, ma quindi questo vuol dire che il comune poi trae le risorse per coprire la restante parte dalla fiscalità generale, quindi anche dall'IMU, quindi anche, voglio dire, chi non paga la TASI ma paga l'IMU contribuisce probabilmente per la gran parte a finanziare i servizi comuni indivisibili. Quindi un titolo sesto che sostanzialmente riguarda le norme generali applicabili a tutti i tributi, le norme comuni sulle dichiarazioni, sui versamenti, sul contenzioso, sull'accertamento, anche questo riproposizione dei regolamenti vigenti. Di fatto la IUC esiste solo in una definizione, perché di fatto è un tributo che non esiste. Continua, ecco, non ci troviamo di fronte alla scadenza della denuncia della dichiarazione IUC o del pagamento IUC, continueremo ad avere, e già l'abbiamo visto, diverse scadenze, diversi obblighi dichiarativi, e c'è soltanto una normativa che è diventata un attimino più attenta a coordinare i diversi aspetti, probabilmente per consentire l'emersione dell'evasione attraverso un sistema che diventa coordinato per legge di controlli incrociati tra i dati reperibili in un tributo e quelli degli altri, cosa che comunque i comuni già facevano da anni. Fatta questa premessa, per quanto mi riguarda possiamo cominciare con la lettura degli articoli e lasciare quindi magari da parte quindi quelli che presentano degli emendamenti o quelli rispetto ai quali il Consiglio Comunale volesse presentarne. Quindi, sì, io.
Grazie Presidente. Una domanda tecnica in considerazione del fatto che appunto la IUC non è un tributo ma un insieme di tributi. Questo Consiglio si è già occupato, approvandola, già di aliquote IMU e di recente anche quello della TASI. Io approfitterei della sua presenza, visto che siamo in prossimità anche di un discorso di bilancio preventivo, per sapere, visto che all'interno della IUC abbiamo anche un terzo tributo che è la TARI, quindi quello che si occupa dei servizi di raccolta, se già può relazionare, magari in pochi minuti, giusto perché anche quello è indicativo di un discorso generale che si chiama IUC, se già è stato predisposto da parte dell'ufficio un piano finanziario della TARI, se già è presente un piano tariffario della stessa TARI, visto che le prime due rate i cittadini le hanno avute e sono state praticamente una riproposizione della TARES, le prime due scadenze di luglio e ottobre, ci siamo lasciati così, come siamo stasera, dicendo che a gennaio ci sarebbe stato un conguaglio, se alla luce anche del nuovo servizio, che almeno stante a quanto già abbiamo visto dalle prime mensilità alla collettività costa di meno, se già l'ufficio ha predisposto un piano tariffario e se ci può, grosso modo, nelle linee generali, anche per avere più chiaro il discorso che dobbiamo andare a provare stasera, appunto il piano finanziario e l'aliquota della TARI. Grazie dottore Coppa. Grazie consigliere. Con riferimento alla TARI io posso dirle che proprio stamattina e in questi giorni mi sono confrontato con l'assessore Vecchio, che mi ha trasmesso i dati aggregati sui costi previsti per l'anno 2014. Posso solo anticiparvi, per correttezza, ecco, non vi do i numeri, ma sono comunque più bassi di quelli dell'anno scorso. Quindi ci stiamo coordinando e penso che, diciamo, questa operazione avverrà nel giro di una settimana o al massimo dopo Ferragosto sarà completa, per la riclassificazione dei costi, che è un'operazione necessaria per poter calcolare le tariffe. Come voi sapete, il metodo di determinazione delle tariffe è quello ormai consolidato dal 2004, il metodo normalizzato, quello che prevede la tariffa binomia divisa in parte fissa e parte variabile. Chiaramente, per poter giungere alla quantificazione della parte fissa e parte variabile, i costi del servizio dei rifiuti devono essere, per così dire, spacchettati con costi fissi, costi variabili, costi di gestione del servizio, costi della discarica, costi della raccolta differenziata, i costi di gestione comuni, i costi di spazzamento e i costi amministrativi, ecco, per giungere alla corretta formulazione delle equazioni che ci consentono di calcolare le tariffe. Effettuata la riclassificazione dei costi, che ripeto è un'operazione che già da oggi io so che è stato dato mandato al funzionario responsabile servizio ecologia del settore ecologia disporre con massima urgenza la riclassificazione. Fatto questa operazione, la quantificazione delle tariffe è automatica, perché lo schema matematico che traccia il legislatore dà pochissima discrezionalità, perché proprio è frutto di una distribuzione di questi costi dal quale vengono, diciamo, automaticamente determinate le tariffe. Quindi, ripeto, io posso dirvi che il procedimento è attualmente in fase di istruttoria, quasi di completamento, e che i dati sui costi che ho visto io sono inferiori rispetto a quelli che abbiamo approvato l'anno scorso. Inferiori comunque ai 7 milioni. Ci sono altri interventi? Passiamo alla lettura. Prego, consigliere Giacone. Serafino. Già abbiamo dato incarico. Già abbiamo dato incarico alla dottoressa Di Martino di fare.
già fatto. C'è un posto con io che sta a parlare. Io perché mi è scuso, se cammi ne credate, da dammi ne credate, ma perché mi metto a fuori? Dottore, lei lo so. Mi hai chiesto su vecchio, una prova su vecchio. Signor Presidente, prego, consigliere Giacone, grazie. Signor Presidente, sempre chiarimento, perché voglio capirci anch'io e dobbiamo essere chiari quello che noi quando stasera iniziamo a fare. Siccome in questo benedetto regolamento, quando riguarda il regolamento della IUC, ci sono IMU, TASI e TARI, quindi la TARI è stata anche trattata nell'ottava commissione, abbiamo qualche emendamento nell'ottava commissione. Io capisco che questa io mi ha comportato che in tante commissioni abbiamo trattato questo regolamento, perché è giusto, perché va alla quinta, va alla settima, quindi non ci siamo confrontati per avere tutti quanti, perché ognuno l'ha valutato. Allora io stasera dico una cosa, siccome noi riguardante la TARI, proprio la TARI, la tassa quanto riguarda dei rifiuti, abbiamo degli emendamenti noi, che stasera non sono qua, non so come mai, però purtroppo sta succedendo questo, ma non succede niente, non si muore. Se io stasera, man mano che andiamo avanti, negli articoli, per dire, io dico l'articolo 27 c'è un emendamento, l'articolo 28 noi non lo possiamo trattare, quindi non lo tratteremo, lo lasceremo, poi quando avremo gli emendamenti lo riprenderemo, quindi dobbiamo essere chiari, no, perché poi si crea un po' di confusione, io voglio essere proprio chiaro a 360 gradi, in tutto, sì Mario, io sono pienamente d'accordo, sembra a chiarire. Questo quindi lo lasciamo e poi lo riprendiamo. Va bene, grazie. Questa era un'informazione per me esatta. Grazie Presidente. Prego, passiamo alla lettura, titolo 1, disposizioni generali. Articolo 1, diciamo tutti che cazzo è un perno, eh? Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 disegno di legge numero 400 disciplina l'applicazione nel comune di Misterbianco dell'imposta unica comunale istituita dall'articolo 1 comma 600 e seguenti legge 27/12/2015 assicurando la gestione secondo i criteri efficienza economica e funzionalità. Prego. Grazie consigliere. Passiamo a votazione. Cioè, la comma 2, la IGI, la IUCO è risorsa comunale, vende natura tributaria. Allora non l'avevo letta, sì. No. No, per quanto non previsto dal presente regolamento si aprono disposizioni di leggi vigenti. Passiamo a votazione. All'unanimità, ve la facciamo una volta e poi va bene. Chiami. Allora, Corsaro, favorevole. Parrinello, assente. Marchese, favorevole. Lucisano, sì. Adornetto, sì. Monaco, Santonocito. Foti, Rapisarda assente, Santa Paola, sì, Arena, assente, Riolo, sì, Vitrano, Galasso, assente, Caruso, sì, sì o astenuto? Astenuto, Licciardello, La Spina, Marchese, sì, Tenerello, Scaletta, Nicotra, Basile,
Vittorio, assente Buzzanca, Orlando, Russo, sì, Zanghi, sì, Puglisi, Giaccone e Marchese Domenico. Allora, 24 favorevoli e un astenuto. Articolo 1 viene approvato. Articolo 2, presupposto impositivo. La IUC si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili collegato alla loro natura e valore, e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. Stessa votazione? Stessa votazione? Stessa votazione, articolo 2. C'è Matteo, sta su. Stessa votazione. Articolo 3. Qua è. Articolo 3. Soggetto attivo, qua dentro il corsaro. Dai, se le mani. Articolo 3, soggetto attivo del tributo del comune di Mister Bianco per gli immobili che insistono interamente o prevalentemente nel suo territorio. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esenta dal tributo. Articolo 3, stessa votazione. Articolo 3, stessa votazione. Prego. Io chiedo prima, Serafino. Signori consiglieri, signor Monaco, a proposito del soggetto attivo, quindi dell'articolo 3, ci sono dei casi limiti in cui lo stesso immobile, per l'ubicazione nella quale si trova, può essere contemporaneamente ubicato su più comuni limitrofi. Abbiamo tanti esempi noi a Mister Piano. Consigliere Riolo, per favore. E allora le faccio una domanda precisa. Se ad esempio la parte prevalente dell'immobile non è soggetta all'imposizione, la parte prevalente dell'immobile non è soggetta a tassazione, e quindi quella che si trova, per capirci, sul nostro territorio comunale, ma per una tipologia che qui non stiamo a dire perché l'esenzione le tratteremo più avanti, se quella parte prevalente è esentata e la parte non prevalente invece è soggetta a tassazione, chiaramente prevale il fatto che quell'immobile, per quanto riguarda la parte sul nostro comune, continua a rimanere esentata, no? Come funziona in questo? E può riscuotere solamente quella parte inferiore ricadente su un comune limitrofo al nostro? Rispondo su. Il criterio di prevalenza determina il soggetto attivo. Quindi nel momento in cui viene accertata che la superficie insiste maggiormente su un territorio comunale, quel comune diventa soggetto passivo e l'unità immobiliare viene trattata unitariamente. Quindi se è esente tutta, se è imponibile tutta, se ci sono delle riduzioni saranno riduzioni applicabili all'intero immobile. Grazie dottore Coco. Siamo qua, la tenuta è qua dentro, siamo tutti, stessa votazione, articolo 3. No, sono qua, per favore, se no devo chiamare l'appello nostro. No, siamo qua, dovete entrare in aula, per favore. Giusto, se no votiamo, entriamo, come stanno in aula gli altri? Per favore, se no devo chiamare di nuovo, richiamerò l'appello. Giusto, gli altri non stanno seduti, non stai capendo.
il fumo che va bene, siamo qua tutti, stessa votazione articolo 3. Ma non ne mancano, cazzo, cai e fodi, ma chi manca fodi? Cai e fodi, la salute è già, ci siamo o no? Oh, sì, perché sennò sono costretto a chiamare l'appello, per favore. Oh, articolo 4, componenti del tributo. Il tributo si articola in due componenti: la componente patrimoniale, costituita dall'imposta municipale propria, in cui all'articolo 13, convertito con modificazione alla legge 22/11/2001, la componente servizi articolata a sua volta nella tassa dei rifiuti, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e spazzamento dei rifiuti, nel tributo per i servizi indivisibili, destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, come indicato dal presente regolamento. Stessa votazione? Stessa votazione. Lei sa fare la fatta sua. Lei faccia il consigliere. Lei faccia il consigliere. In ascolto. Faccia il consigliere. Ora smettiamola e faccia il consigliere. Articolo 5. Le disposizioni in cui al presente titolo disciplinano l'applicazione nel comune di Mister Bianco dell'imposta municipale propria istituita dall'articolo 13 della legge 6/12/2011 numero 201, convertito con modificazioni nelle successive modifiche e integrazioni, quale componente patrimoniale della IUC. La disciplina regolamentare contenuta nel presente titolo è adottata nell'esercizio della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 della legge regionale 15/12/1997 numero 446 dell'articolo 13, comma 13 della convertita. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, le preesistenti norme regolamentari IMO sono sostituite dalle disposizioni in cui al presente titolo. Per quanto non previsto dal presente titolo, si applicano le disposizioni delle leggi vigenti. Stessa votazione. Articolo. Neanche regolo, votiamo. Quella legge. Allora si vota l'articolo 5. Corsaro. Sì. Non date per scontato il voto. Parrinello. Marchese. Lucisano. Sì. Adornetto. Sì. Monaco. Sì. Sant'Onocito. Foti. Ravisarda. Assente. Santa Paola. Arena. Assente. Riolo. Vitrano. Galasso. Assente. Caruso. Licciardello. La Spina. Marchese. Sì. Tenerello. Scaletta. Ricotra.
Basile, Vittorio, assente Buzzanca, Orlando, Russo, Zanchi assente, Puglisi, Giaccone e Marchese Domenico. Sì. 23 favorevole o un astenuto? L'articolo 5 viene approvato. Legge l'articolo 6. Articolo 6. Passiamo all'articolo 6. Un attimino, dottor Cobb. Un po' ciascuno non fa male a nessuno. Prego. Ah, no, che è caramella? No. Allora, articolo 6, presupposto impositivo. Presupposto dell'IMU è il possesso di immobili, esclusa a decorrere dal 1 gennaio 2014 l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nella categoria catastale A1, A8 e 9. Comma 2, l'imposta municipale propria, sempre a decorrere dall'1 gennaio 2014, non si applica altresì a alle unità immobiliari appartenenti alla cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale, relative pertinenze dei soci assegnatari; b, ai fabbricati di civile abitazione destinate ad alloggi sociali come definiti dal DM 226/2008 del Ministero delle Infrastrutture; c, alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento, cessazione degli effetti civili del matrimonio; d, a un unico immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle forze armate e alle forze di polizia, ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, è fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28,1 del decreto legislativo 19 maggio 2000 numero 139 del personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale della residenza anagrafica. Consigliere Russo chiedeva la parola, prego. Presidente, non ricordo se su questo articolo c'era un emendamento, non so se i colleghi della commissione mi possono... No? Il punto C, me lo può chiarire il punto C? Grazie. L'articolo 6 è la trasposizione dell'attuale disciplina dell'IMU, rispetto alle quali non è ammessa potestà regolamentare, con riferimento in particolare al punto D, forse le interessava questo, diciamo, sulle forze, allora, sulla casa assegnata al coniuge, ormai, voglio dire, dal 2012, da che esiste l'IMU, è stato espressamente previsto, voglio dire, dal legislatore. Quindi costituisce un'eccezione alla regola, perché di fatto il coniuge separato non proprietario ma assegnatario della casa sulla base di una sentenza non è titolare di un diritto reale, che è il presupposto impositivo, ma di un diritto personale. Ma a seguito di giurisprudenza iniziata già ai tempi dell'ICI e dell'intervento invece diretto di Monti con l'articolo 13 che ha istituito l'IMU, questa norma è stata trasposta anche nella nuova IMU e non è derogabile. Come non è derogabile né voglio dire in senso restrittivo o di ampliamento nessuna delle ipotesi che è prevista dal presente articolo. Spero di essere stato chiaro. Si è entrato Riolo, stessa votazione? Riolo è qua, signore, aspetta, non uscite, stessa votazione. Passiamo alla lettura dell'articolo 7. Non abbiamo votato la Zanchi, sì. Corsaro è uscito poco fa, prima ha votato e poi se n'è andato. Andiamo avanti.
Allora, articolo 7, definizione di fabbricato, area fabbricabile, terreno agricolo e abitazione principale. Per fabbricato si intende, ai sensi dell'articolo 13,2 del DL 612/2011 numero 101, dell'articolo 2,1 lettera A del decreto legislativo 3012/92 numero 504, l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato, l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di accatastamento come ultimato o da quella ultimazione dei lavori di costruzione, ovvero se antecedente dalla data in cui è comunque utilizzato. Affinché un'area possa considerarsi pertinenza del fabbricato ai fini dell'applicazione del tributo, è necessario che intervenga un'oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, che sterilizzi in concreto e stabilmente il diritto edificatorio, che non si risolva quindi in un mero collegamento materiale e che il contribuente provveda ad effettuare la dichiarazione originaria o di variazione in cui siano indicate e dimostrate le predette circostanze. Comma 2. Per area fabbricabile, ai sensi dell'articolo 13,2 del decreto legislativo 612/2011 numero 201, dell'articolo 2,1 lettera B del decreto legislativo 3012/92 numero 504, si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli articoli, i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Non sono da considerarsi fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti identificati dal comma 2 al citato articolo 13, sui quali invece persiste l'utilizzazione agrosilvopastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento degli animali. Un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo. 3. Per terreno agricolo, ai sensi dell'articolo 13,2 del decreto legislativo 201/2011, articolo 2,1 del decreto legislativo 504/1992, si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del Codice Civile. 4. Per abitazione principale si intende, ai sensi dell'articolo 13,2 del decreto legge 201/2011, l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Sono pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2, C6, C7, nella misura di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente alle unità ad uso abitativo. 5. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale si applicano per un solo immobile. Ove due coniugi non legalmente separati abbiano stabilito invece la dimora abituale e la residenza anagrafica in due immobili situati in comuni diversi, le agevolazioni anzidette competono a entrambi gli immobili, solo a condizione che sia fornita idonea documentazione o altro elemento di prova idonei a dimostrare l'effettività dell'esigenza del mantenimento di dimore e residenze separate. In mancanza, l'agevolazione completa ad un solo immobile. Prego, consigliere Caruso. Io, a nome della quinta commissione della Presidente, aiutami tu. Io credo che uno dei nostri emendamenti di commissione riguardava proprio questo articolo. Esattamente al comma secondo, quando si parla di aree fabbricabili, se ricordi, Presidente, quando noi abbiamo detto ma c'è in discussione il piano regolatore, come si fa a identificare a prescindere se il Palermo dà la disposizione oppure meno, avevamo noi predisposto proprio gli altri componenti di commissione, vi prego di aiutarmi, ma credo che proprio un emendamento riguardi questo articolo. Ah? Forse l'avete risolto, Serafino. Mario. E c'era anche il dottore Co, come pareva. Si può rispondere? Sì. Prego, dottore Co.
rispondo subito. Questa, anche questo articolo è trasposizione di norma di legge. Per quanto riguarda l'area fabbricabile, si intende quella che acquisisce la destinazione già con l'approvazione del piano regolatore, indipendentemente dall'omologazione da parte del CRU regionale. Quindi in ogni caso non ci sono problemi sul punto. Chiaramente c'è una giurisprudenza di Cassazione che ha portato il legislatore a esprimersi chiaramente in questo modo, quindi indipendentemente dall'approvazione di strumenti attuativi del piano regolatore e anche in assenza del piano regolatore, quando ci sono i vecchi piani di fabbricazione, esattamente ciò che determina la imponibilità come area fabbricabile è la destinazione che viene conferita già dal Consiglio Comunale, ripeto, indipendentemente dall'omologazione da parte del competente organo regionale. Questo, diciamo, è nella legge, quindi non era necessario riportarlo. Grazie. Siamo a votazione. Siamo tutti, votiamo, chiamiamo. C'è la signora Zanchini, dai. Passiamo. C'è mezza allora, rifacciamo l'appello per la votazione dell'articolo 7. Un attimino che stiamo votando l'articolo 7. Corsaro? Sì. Dov'è Corsaro? Ah, non c'è, è assente. Parinello? Assente. Guardiolo, ce la finisci? Marchese? Sì. Lucisana? Adornetto? Monaco? Sant'Onocito? Foti? Trafisarda? Assente. Santa Paola? Arena? Assente. Riolo? Assente. Vitrano? Galasso? Assente. Caruso? Astenuto. Ricciardello? La Spina? Marchese? Sì. Tenerello? Scaletta? Nicotra? Basile? Vittorio? Assente. Buzzanca? Assente. Orlando? Russo? Zanchi? Puglisi? Giaccone? Marchese Domenico? Marchese. Tu non favorevole all'articolo e viene approvato. Passiamo all'articolo 8. Passiamo alla lettura dell'articolo 8. Dottore Coco, vuole darci una mano? Grazie. Certo, leggo io. Articolo 8, soggetti passivi. Comma 1. Sono soggetti passivi dell'IMU il proprietario di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività d'impresa. Il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, aree fabbricabili e terreni, il concessionario nel caso di concessione di aree demaniali, il locatario per gli immobili anche da costruire o in corso di costruzione concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. Il coniuge assegnatario della casa coniugale, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il quale si intende in ogni caso ai fini del tributo titolare di diritto di abitazione. Comma 2. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritto di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera A del decreto legislativo 69/2005, numero 206, il versamento dell'imposta è effettuato da chi amministra il bene. Votiamo l'articolo 8, prego.
Va bene, passiamo a votazione. Corsaro? Sì. Marinello assente, Marchese Matteo? Sì. Lucisano? Dornetto? Monaco? Sandonocito? Foti? La Pisarda assente, Santa Paola? Arena assente, Riolo? Vitrano? Galasso assente, Caruso? Astenuto? Licciardello? Licciardello? La Spina? Marchese Antonino, sì. Tenerello? Scaletta? Nicotra? Assente? Basile? Vittorio? Assente? Buzzanga? Orlando? Orlando assente? Zanghi? Russo? Puglisi? Isola? Giaccone? E Marchese Domenico? 22? Favorevole, l'articolo 8 viene approvato. Passiamo alla lettura dell'articolo 9. Prego, dottore Coco. Articolo 9, base imponibile. Grazie. Articolo 9, base imponibile dei fabbricati e dei terreni. Comma 1. L'IMU è dovuta sul valore degli immobili soggetti, determinato ai sensi del presente articolo, e dei seguenti commi. Manca qui, ora poi lo scriviamo, è un emendamento tecnico. Comma 2. Per i fabbricati iscritti in catasto il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto vigenti al 1 gennaio dell'anno di imposizione e rivalutate del 5% ai sensi dell'articolo 3, comma 48, legge 2312/1996, numero 662, i moltiplicatori previsti dall'articolo 13, comma 4, del decreto legge 6/12/2011, numero 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, numero 214, e successive modifiche e integrazioni. Comma 3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzato, il valore è determinato secondo i criteri di cui all'articolo 5, comma 3, decreto legislativo 3012/1992, numero 504. Comma 4, per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito domenicale risultante in catasto vigente al 1 gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25% ai sensi dell'articolo 3, comma 51, legge 2312/1996, numero 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è, a decorrere dal 1 gennaio 2014, pari a 75. Sì, no, mancava, sì, dico, il presente articolo. E dei seguenti, allora, sì, c'è effettivamente una, al primo comma, la parte finale del primo comma deve essere emendata, cioè sostituire del seguente con dei seguenti commi. Beh, allora lo potremmo presentare. Oppure direttamente fermarsi. È dovuto, determinato ai sensi, sì, del presente articolo, punto. Cosa? No, sì, è del seguente. Sì. Un attimino. Un attimo solo. No, ma invece, scusatemi, è giusto, è del seguente. Articolo del seguente, è giusto. Correggo. Perché articolo 9 e articolo 10? Perché l'articolo 11 parla di base imponibile ridotta, quindi va benissimo. Sì, va bene. Scusate. Votazione. Quindi va bene così. Votazione. Corsaro? Sì.
Paninello assente, Marchese Matteo assente, Lucisano sì, Adornetto sì, Monaco, Andanocito assente, Foti, Rapisarda assente, Santa Paola, Arena assente, Riolo, Vitrano, Galasso assente, Caruso, Cerdello, La Spina, Marchese sì, Tenerello, Scaletta, Nicotra, Basile, Vittorio, Buzzanga, Buzzanga sì, Orlando, assente, Zanghi, Zanghi sì, Russo, Puglisi, Giaccone, 21 e Marchese d'America, 21, 21 sì, l'articolo viene approvato. Passiamo alla lettura dell'articolo 10, prego il dottore Coco. Articolo 10, base imponibili delle aree fabbricabili. Comma 1. Per le aree fabbricabili il valore imponibile è costituito da quello venale in comune commercio al 1 gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. Comma 2. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettera C, D ed F del DPR 66/2001 numero 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito all'articolo 2 del decreto legislativo 3012/1992 numero 504, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione, ovvero se antecedente fino alla data di ultimazione dei lavori di fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito, ristrutturato è comunque utilizzato e comunque fino alla data di accatastamento del fabbricato come ultimato. 3,3. Con propria deliberazione la Giunta Municipale determina periodicamente per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, quali valori di riferimento per il versamento dell'IMU, nonché al fine di limitare il potere di accertamento del Comune, qualora l'imposta sia versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso. Articolo 10, non possiamo fare stessa votazione, Giannucci. Corsaro, sì. Paninello assente, Marchese Matteo assente, Lucisano sì, Adornetto sì, Monaco sì, Sant'Anocito assente, Foti sì, Rapisarda assente, Santa Paola assente, Arena assente, Riolo sì, Vitrano sì, Galasso assente, Caruso astenuto, Ricciardello sì, La Spina sì, Marchese Sant'Anino sì, Tenerello sì, Scaletta sì, Nicotra assente, Basile sì, Vittorio assente, Buzzanga sì, Buzzanga sì, Orlando assente, Zanghi sì, Russo sì, Russo sì, Puglisi sì, non è Puglisi, Puglisi sì, Giaccone sì e Marchese Domenico sì.
19, l'articolo viene approvato. Passiamo alla lettura dell'articolo 11. Articolo 11, base imponibile per i fabbricati di interesse storico artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili inabitabili. Comma 1, la base imponibile IMU ridotta del 50% a per i fabbricati di interesse storico artistico di cui all'articolo 10 decreto legislativo 22.1.2004 numero 42. B, per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 2812/2000 numero 445 rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Comma 2. Ai fini dell'applicazione della riduzione, di cui alla lettera B del precedente comma, si considerano inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati i fabbricati aventi le seguenti caratteristiche: sub 1, fabbricato non occupato da demolire; sub 2, fabbricato non occupato recuperabile solo mediante ricostruzioni; sub 3, fabbricato non occupato di cui i vincoli urbanistici e quelli posti dalle competenti soprintendenti impediscono la demolizione o ricostruzione e impongono interventi edilizi di ripristino sostanziale dell'edificio preesistente. In ogni caso, la fatiscenza non deve essere eliminabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Prego, consigliere Russo. Lei consideri che nella prima stesura dell'articolo 13, cioè quando fu istituita l'IMU sperimentale cosiddetta, questa misura, questa norma, che peraltro era trasposizione di un vecchio articolo della normativa ICI, non era prevista, quindi non era prevista, voglio dire, quindi è stata introdotta solo l'anno successivo, nel 2012. Quindi si tratta di una norma di legge che prevede esclusivamente la riduzione, in quanto ricordiamoci che siamo davanti a un'imposta patrimoniale che colpisce una dimostrazione diretta di ricchezza che è il patrimonio immobiliare, rispetto alla quale il legislatore ha previsto una diversa gradualità dell'imposizione che può arrivare sino alle esenzioni per una serie di fattispecie obbligatorie e non, diciamo, emendabili, che poi vedremo successivamente, e ridursi al 50% nelle ipotesi comprese quelle che lei sta dicendo, perché nel caso di terremoti, quando vi sono le ordinanze di sfratto da parte di sindaci o di organi superiori o soprintendenze, è chiaro che automaticamente scatta il 50%, non l'esenzione. Il 50% esattamente, per legge, non è emendabile. Ripeto questa cosa, considerate che nella prima stesura dell'articolo 13 del DL 211, cioè del decreto Monti, non era stata addirittura inserita, come non era stata inserita la possibilità di esentare o di equiparare all'abitazione principale le case possedute dagli anziani domiciliati presso le case di riposo o delle forze armate. Per esempio, le forze armate, l'assimilazione compare nel 2013, prima nemmeno c'era. Era quello che, nel caso in cui, speriamo mai, un terremoto, quindi i nostri cittadini eventualmente, anche se hanno la casa inagibile, devono pagare per legge il 50% dell'IMU. Va bene, grazie. Grazie consigliere Russo. Siamo tutti in aula, un astenuto, siamo tutti in aula, stessa votazione. Passiamo all'articolo 12, riduzione per i terreni agricoli. Prego, si riposi. Riduzione per i terreni agricoli. Comma 1. I terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali
di cui all'articolo 1 decreto legislativo 293/2004 numero 99 iscritti nella previdenza agricola. Però vi prego, non riesco a leggere così. Così non riesco a leggere. Signori consiglieri, per favore. Iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi posseduti e condotti, sono soggetti all'IMU limitatamente alla parte di valore eccedente 6.000 euro e con le seguenti riduzioni: del 70% dell'imposta aggravante sulla parte di valore eccedente 6.000 euro e fino a 15.500 euro, del 50% di quella aggravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a 25.500 euro, del 25% di quell'aggravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000. Comma 2. Nell'ipotesi in cui il coltivatore diretto o l'imprenditore agricolo professionale iscritto nella previdenza agricola possieda o conduca più terreni ubicati in comuni diversi, le riduzioni sono calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari comuni, oltre che rapportate al periodo dell'anno in cui sussistono le condizioni richieste dalla norma, nonché alla quota di possesso. L'agevolazione ha natura soggettiva ed è applicabile per intero sull'imponibile calcolato in riferimento alla corrispondente porzione di proprietà del soggetto passivo che coltiva direttamente il fondo. L'agevolazione non è applicabile alle ipotesi in cui il terreno sia concesso in affitto, salvo il caso in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola abbiano costituito una società di persone alla quale abbiano concesso in affitto o incomodato il terreno di cui mantengono il possesso, ma che in qualità di soci continuano a coltivare direttamente. L'agevolazione ha effetto anche ai fini del calcolo della quota di imposta riservata allo Stato. Dobbiamo votare, mancano alcune persone. Corsaro, Carinello assente, Marchese Matteo assente, Lucisano sì, Adornetto sì, Monaco sì, Santa Lucita assente, Foti sì, Rapisarda assente, Santa Paola assente, Arena assente, Riolo assente, Vitrano sì, Galasso assente, Caruso Serafino astenuto, Licciardello sì, La Spina, Marchese Antonino sì, Tenerello sì, allora mi chiede, prima di completare la votazione, mi chiede il dottor Coco, è stato fatto un errore e quindi riprendiamo dopo la votazione. Sì. Prego dottor Coco. Scusatemi, ma l'ultimo periodo del comma 2, l'agevolazione a effetto anche ai fini del calcolo della quota di imposta riservata allo Stato, è un refuso di stampa, perché in realtà a partire dal 2013 la riserva a favore dello Stato opera soltanto sugli immobili in categoria D, mentre il Comune incassa tutto il resto, quindi questo va cassato. L'agevolazione a effetto anche ai fini del calcolo della quota di imposta riservata allo Stato va cassato, in quanto superato dalla norma che si applica a partita. Sì, va bene. Dico, io non so se c'è tecnicamente bisogno di formalizzarlo o se basta. Sì, va bene. Lo cassiamo e lo diamo per votato, va bene. Vabbè, lo stiamo dicendo, resta. Siamo tutti d'accordo, va bene. Allora. Va bene. Corsaro sì, Carinello assente, Marchese Matteo assente, Lucisano sì, Adornetto sì, Monaco sì, Santa Lucita assente, Foti sì, Rapisarda astenuto, Santa Paola assente, Santa Paola, Arena assente, Riolo sì, Vitrano Galasso assente, Caruso astenuto, Licciardello sì, La Spina
Una spina sì, Marchese sì, 10, Tenerello sì, Scaletta, Nicotra assente, Vittorio assente, Buzzanga sì, Buzzanga sì, Orlando assente, Zanghi sì, Rosso sì, Puglisi sì, Giaccone sì, e Marchese Domenico. Passiamo all'articolo 13. Aliquote e detrazioni. Comma 1. Le aliquote e la detrazione del tributo sono stabilite con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52, decreto legislativo 15-12-97, numero 446, nei limiti di quanto previsto dall'articolo 13, comma 6 e 7, decreto legge 6-12-2011, numero 201, convertito con modificazione dalla legge... Ma se parlate tutti non riesco. Vi chiedo scusa, però non si riesce, perché con tutti questi numeri non... No, è il consigliere Tindirello che parla. E sembra buono, perciò... Convertito con modificazione dalla legge 22-12-2011 numero 214 e dall'articolo 1,380 lettera G legge 24-12-2012 numero 228 e comunque nell'esercizio della potestà regolamentare di quell'articolo 52 decreto legislativo 15-12-1997 numero 446 entro il termine previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. In mancanza sono confermate le aliquote e le detrazioni e la detrazione vigenti nell'anno precedente, oppure, in assenza anche di queste, le aliquote e la detrazione di base fissata dalla legge. Comma 2. Resta ferma la facoltà di modificare le aliquote del tributo entro il termine previsto dall'articolo 193, comma 2, decreto legislativo 18-8-2000 numero 267 per il ripristino degli equilibri di bilancio in deroga a quanto previsto dall'articolo 1,169, legge 27-12-2006 numero 296. Comma 3. La deliberazione di approvazione delle aliquote e della detrazione del tributo deve essere pubblicata nel sito informatico di quell'articolo 1,3 decreto legislativo 28-9-1998 numero 360 ai sensi dell'articolo 13,13 bis decreto legge 6-12-2011 numero 201 convertito con modificazioni dalla legge 22-12-2011 numero 214. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. In caso di mancata pubblicazione, entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati l'anno precedente. Se c'è un emendamento, l'abbiamo saltato. Prego, dottore Go. Allora, con riferimento alle detrazioni, alle esenzioni, alle fattispecie equiparate e alla restante parte del titolo primo, non è previsto alcun emendamento. L'emendamento, perlomeno per quello che ho visto io, sull'IMU, che in realtà è un emendamento che interessa tutti i tributi della IUC, perché se non mi sbaglio, a parte quelli
che ho appena visto, che riguardano l'esenzione per, che sono, quelle non sono esenzioni, le esenzioni sono stabilite dalla legge, quelle che voglio dire fanno parte del regolamento sono agevolazioni. Le agevolazioni, qualora non previste, e diciamo non ce ne sono previste qua in questo regolamento, potranno formare oggetto di un articolo specifico che, se sono all'interno del singolo tributo, porremo in appendice come, che so, alla fine articolo 17, anzi dopo l'articolo 16, articolo 16 bis, agevolazioni. Se invece riguardano, come quello delle imprese, che poi magari quelle di nuova costituzione, riguardano trasversalmente tutta la IUC, perché non pagherebbero nell'uno nessuna delle componenti, né Tari né Tasi, questo cosa mai lo mettiamo al titolo quinto, dove ci sono le norme comuni, e aggiungiamo un articolo, le norme comuni della IUC. Quindi è una norma che è trasversale a tutte, e mettiamo agevolazioni IUC, quindi con un articolo specifico. Se mi consentite, vi guido anche, diciamo, nella corretta formulazione dell'emendamento. Quindi per le detrazioni per abitazioni principali, come peraltro mi sono espresso nell'emendamento che è stato presentato, non sono emendabili. Le eventuali agevolazioni che dovessero riguardare fasce di reddito, nuclei familiari, imprese o quant'altro non vanno collocate in questi articoli, ma in un articolo che può essere formulato puntualmente sulla base dell'acquisizione dei pareri e quindi della fattispecie che poi troverà copertura in bilancio. Non so se sono stato chiaro. Sì. Tempo fa abbiamo presentato una mozione, che magari un indirizzo politico, chiamiamolo come lo vogliamo, sulla questione IMU, case date in comodato d'uso dal padre al figlio. Chiaramente non avendo la quantificazione delle abitazioni che venivano toccate, quindi non avendo anche la contezza contabile della variazione nell'eventuale bilancio, volevamo chiaramente proporre questo indirizzo politico. Ora, come qua io lo dico anche ai consiglieri per firmatari, perché eravamo parecchi, magari cerchiamo la migliore formulazione per dare anche questo spunto al funzionario di settore per poter elaborare anche, magari, non so, chiaramente io penso, noi informalmente ci siamo anche chiariti col dottor Coco su questa cosa qua, che è difficile inserirla su questa sul regolamento per quest'anno, però magari mettere una prima pietra iniziare a parlare. Per iniziare a parlare, esatto, uno studio di fattibilità, grazie Maria Antonia, per iniziare a parlare di comodato d'uso da padre al figlio e capire noi stessi se possiamo o meno inserirla oggi per il futuro, magari non sarebbe una cattiva idea. È stata presentata una mozione, non c'è ancora una volta all'ordine del giorno, ma non è diciamo la forma, a noi interessa anche la sostanza. Quindi io di questa dico al dottore Coco. Studio, non è che esatto, no, ma c'era una mozione, ma non è questo, non sto qui a polemizzare sulla mozione o altro. Vorrei soltanto capire come i consiglieri possono dare un assist all'ufficio per poter magari poi elaborare una proposta che possa arricchire tutti noi e chiaramente dare anche questa agevolazione. Grazie dottore Coco, grazie Presidente. La questione degli immobili concessi in comodato d'uso gratuito ai parenti in linea retta di primo grado, questa è una novità che è stata introdotta l'anno scorso dal legislatore, perché anche questa, diciamo, facoltà che era stata introdotta nel 97 con riferimento all'ICI, ed era una facoltà che potevano valutare i comuni, anche questa, unitamente alla riduzione al 50% dei fabbricati inagibili, nella prima stesura dell'IMU non c'era, quindi è stata introdotta dopo, sempre come facoltà. Io posso solo dirvi che quando abbiamo trattato in consiglio comunale, quando fu presentato un emendamento al regolamento, anzi c'era la discussione nel 2000, la discussione del regolamento ICI, vedo qualche consigliere ancora c'era allora, nella commissione bilancio e tributi c'era anche il consigliere Giaccone nel 2000, non mi ricordo se questo emendamento me lo propose proprio lui, il gruppo, dagli studi preliminari che abbiamo fatto nel 2000 risultavano cifre di gran lunga superiore al miliardo di lire, quindi sulla base dei dati che avevamo, quindi su questa base dico anche a mantenere, ed erano dati parziali, quindi siamo comunque, ma ve lo dico informalmente,
torno a cifre, dico, a parte che oggi è cambiata la normativa e quindi è nemmeno quella stima è diciamo applicabile, ripeto, per fare una valutazione di impatto finanziario sul bilancio, come abbiamo già discusso e condiviso in commissione, io attendo semplicemente lo stanziamento delle risorse per poter chiaramente impegnare la spesa necessaria ad avviare anche un censimento informatico da condividere poi con i centri assistenza, con i professionisti, da veicolare attraverso anche gli amministratori e quindi anche i consiglieri comunali, attraverso una raccolta di informazioni che possa portarci a quantificare in modo attendibile il valore della manovra attraverso la conoscenza degli immobili eventualmente oggetto della misura. Quindi sotto questo profilo ci attiveremo prestissimo per voglio dire studiare la fattibilità della manovra, però vi dico che se dovessi rispondervi ripescando gli studi fatti nel 2000, sicuramente i numeri sono tanti e tali da finire con un parere sfavorevole proprio per mancanza di copertura finanziaria. Mi astengo da fare quella valutazione perché comunque le norme sono diverse, perché nel frattempo la situazione immobiliare e patrimoniale si è evoluta, ma ripeto, siamo davanti un'agevolazione che, atteso la composizione particolare della proprietà immobiliare nel territorio di Mister Bianco, che ha visto diciamo moltissimi fabbricati sia chiaramente nel centro che su tutto il territorio, fabbricati e posseduti da genitori che l'hanno realizzato nella sua interezza e che poi per motivi diversi o non hanno completato la pratica urbanistica, quindi con la sanatoria, o non hanno ancora la concessione edilizia e quindi non possono cederla ai figli, o per scelta diretta, ha una percentuale vicina al 30% di immobili che hanno questa consistenza. Quindi questo proiettato sul gettito vorrebbe dire, così a spanne, rinunciare a 500, 400, 450 mila euro di gettito, ma ripeto, siamo ad una fase ancora embrionale, quindi di questo parliamo. È chiaro che l'aggancio delle fattispecie anche ad elementi reddituali complica oltremodo le valutazioni, e la complicazione della valutazione impedisce di esprimere compiutamente una valutazione sull'impatto. Quindi questo potrebbe indurre il ragioniere generale a esprimersi negativamente per principio, per prudenza. Quindi io eviterei, dico come consiglio, voglio anche per guidare il consiglio comunale verso un emendamento che abbia anche, voglio dire, una consistenza, un senso, di complicare, voglio dire, le fattispecie prevedendo l'inserimento di dati, di limiti che non sono in possesso degli uffici comunali, perché questo chiaramente costringe a posticipare i tempi di valutazione o comunque a esprimere delle valutazioni sommarie che chiaramente scoraggerebbero sia il ragioniere generale ma anche l'organo di revisione dall'esprimere un parere favorevole. Io peraltro nella mozione che ho, quella che mi hanno consegnato, io leggo solo questo: di dar mandato agli uffici preposti di verificare se avvalersi della facoltà attribuita ai comuni di equiparare alle abitazioni principali le unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito ai parenti in linea retta di primo grado, ovvero genitori con figli. Non vedo limiti reddituali, quindi o ce ne sono delle altre che magari, voglio dire, ancora non mi sono state consegnate, o comunque eventualmente, comunque sia, se questa è la volontà del Consiglio, ci raccordiamo anche su questo, sulla possibilità di... Sì, eventualmente ci possiamo raccordare. Chiaramente. Sì, va bene. Sul quale, ripeto, eventualmente... Sì,
possiamo, ma io credo che non fosse un emendamento ma fosse una mozione, non un emendamento, perché già in commissione ci eravamo espressi per l'impossibilità di votare un emendamento nell'immediato, cioè avevo già preannunciato che sarebbe stato complicato esprimersi favorevolmente. Sì, assolutamente. Prego. Come completamente ricordo che c'era questa limitazione dell'ISEE 12.500, allora fu proposto proprio in commissione di incontrare l'assessore al bilancio, che stasera mi auguravo fosse presente, evidentemente è stato impegnato altrove, proprio per darci risposta e contezza di quantificare il tutto, per evitare che solo l'ufficio, quindi la parte funzionale, si occupasse dell'emendamento, che oltre a essere un discorso economico è anche un discorso etico, perché noi sappiamo, soprattutto dalle nostre parti, quanto ci tengono i genitori per i figli, per quant'altro. È un discorso politico, economico, e ci sta un po' di tutto. Io mi auguro che presto anche la parte politica ci possa rispondere a questo tipo di mozione. Ricorda bene il dottore Coca, era una mozione, non era un emendamento. Grazie, consigliere Caruso. Votiamo? Passiamo a votazione? Corsaro? Sì. Paninello? Assente. Marchese Matteo? Sì. Lucisano? Sì. Adornetto? Sì. Monaco? Sì. San Donocito? Sì. Foti? Sì. Rapisarda? Santa Paola? Assente. Arena? Assente. Riolo? Assente. Vitrano? Galasso? Assente. Caruso? Astenuto. Nicciardello? Sì. La Spina? Assente. Marchese? Sì. Tenerello? Sì. Scaletta? Assente. Nicotra? Assente. Basile? Sì. Entra Santa Paola e vota? Sì. Vittorio? Assente. Buzzanga? Sì. Buzzanga? Sì. Orlando? Assente. Zanghi? Sì. Russo? Sì. Puglisi? Sì. Giacone? Sì. Marchese? Sì. Quindi? Sì, l'articolo viene approvato. Leggiamo l'articolo 14, detrazione per l'abitazione principale. Articolo 14, detrazione per l'abitazione principale. Comma 1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A1, A8 e A9, nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Comma 2. La detrazione di cui al comma precedente può essere incrementata con la deliberazione annuale di approvazione delle aliquote e della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. Comma 3. La detrazione di cui al comma 1 si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati, aventi la stessa finalità degli ACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 DPR 247/1977 numero 616. Per quest'ultima fattispecie non compete l'aliquota prevista per l'abitazione principale dell'articolo 13,6 DL 612/2011 numero 201. Convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011 numero 214. Io desideravo solo precisare che rispetto a questo articolo era stato presentato un emendamento dalla commissione che prevedeva
era stato presentato un emendamento che prevedeva che cassava la detrazione per l'abitazione principale, che sono le uniche che risultano tassabili, sono quelle in categorie A1, A8 e A9, sì. Rispetto alle quali ho nel parere sfavorevole che ho espresso motivato che trattasi di riduzioni previste dalla legge che possono incrementarsi ma non ridursi. Quindi quello che abbiamo messo è l'importo minimo e, ripeto, si riferisce alle case di particolare pregio artistico, architettonico, castelli, ecco, diciamo regge, voglio dire, che sono le uniche che hanno mantenuto l'imponibilità ai fini IMU. Possiamo votare? Stessa votazione, siamo tutti dentro, chi è l'astenuto, che è Caruso Serafino. Stessa votazione. Articolo 15, fattispecie equiparata all'abitazione principale. Dottor Cocco. Articolo 15, fattispecie equiparata all'abitazione principale. Comma 1, il comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono le residenze in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Il comune considera altresì, comma 2, direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. Siamo tutti qua, ci stanno recito un astenuto, stessa votazione? Stessa votazione. Articolo 16, esenzioni. Comma 1, sono esenti dall'IMU gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del Servizio Sanitario Nazionale destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Comma 2, si applicano le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettera B, C, D, E, F, H e I, decreto legislativo 2012-1992, numero 504. Le esenzioni di cui ai commi 1 e 2 spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma. Ancora, sono esenti... Comma 4. Sono esenti dall'IMU i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui l'articolo 9, comma 3 bis, decreto legge 301293, numero 557, convertito con modificazione dalla legge 26294, numero 133. Comma 5. Sono esenti dal tributo i fabbricati costruiti e destinati dalla impresa costruttrice alla vendita, fin tanto che permanga tale destinazione non siano in ogni caso locati. Comma 6. Per poter usufruire dell'esenzione di cui il precedente comma 5 e di quella prevista. No. E di quella prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera I, decreto legislativo 301292, numero 504, come modificata dall'articolo 2, comma 3, DL 318/2013, numero 102. Diviero ci sa. Diviero mono. Diceva Mono che era meglio questo. Lo fa apposta, però. Mono con fuochio e foglio. Convertito con modificazioni dalla legge 2810/2013 numero 124, per i fabbricati destinati alla ricerca scientifica i soggetti passivi sono obbligati a presentare, a pena di decadenza, entro il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione IMU, apposita dichiarazione utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione della dichiarazione, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica. Siamo tutti là, no, manca Maria Antonia. Borsaro? Esaminavola. Allora, tranne Maria Antonia, stessa votazione con un astenuto, perché è uscita solo Maria Antonia. Va bene, Corsaro astenuto, Marinello assente, Marchese Matteo sì, Lucisano sì, Adornetto sì, Monaco sì, Sandonocito sì, Foti sì, Rapisardas astenuto, Santa Paola sì, Arena assente, Riolo assente, Vitrano sì, Galasso assente, Caruso astenuto, Licciardello sì, La Spina assente, Marchese Santanino sì,
Spina assente, dai. Tenerello sì, Scaletta assente, Nicotra assente, Basile sì, Vittorio assente, Buzzanga assente, Orlando assente, Zanghis sì, Russo sì, vero? Puglisi sì, Giacone sì, come si chiama quello del centro? E Marchese De Meno sì, 17 CNR, sì. Per esempio, oppure da alcune istituzioni universitarie tipo Osservatorio, ecco, sai, ci sono, voglio dire, queste associazioni, cioè queste strutture specialistiche, sì, che fanno attività scientifica, sì. Passiamo alla lettura, viene approvato l'articolo 16, alla lettura dell'articolo 17, quota statale del tributo. Sì, prego. Sì, no, non leggo io, leggo, scusami, stavo prendendo nota. Comma 1, è riservata allo Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 380, lettera F, legge 2412-2012, numero 228, il gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato dall'aliquota standard dello 0,76% ai sensi dell'articolo 13, comma 6, decreto legge 6/12/2011 numero 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011 numero 214. 2. Il Comune ha facoltà di aumentare l'aliquota applicata ai predetti fabbricati fino a 0,3 punti percentuali, relativo gettito e di competenza del Comune. 3. La riserva di cui al comma 1 non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune e che insistono sul suo territorio. Tale riserva non si applica altresì ai fabbricati rurali a uso strumentale ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani, di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto Nazionale per la Statistica, Istat, soggettati dalle province autonome di Trento e Bolzano all'imposta municipale propria ai sensi dell'articolo 9,8 decreto legislativo 14/2011 numero 23 e successive modificazioni. 4. Come previsto dall'articolo 1,380 lettera F, legge 2412-2012 numero 228, per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di IMU. Le attività di accertamento e riscossioni sono svolte dal Comune, al quale competano, al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Sono degli interventi. Marco, tu hai la domanda. Gruppo Catastale D sono i fabbricati industriali e uso commerciale, i capannoni industriali e commerciali. No, è già aumentato lo 0,3 perché avete già deliberato il 10,60, cioè mantenendo l'aliquota che è stata fissata sin dal 2012. Va bene, passiamo a votazione. Orsaro sì, Parinello assente, Marchese sì, Lucisano assente, Adornetto sì, Monaco sì, San Donocito sì, Foti sì, Rapisarda sì, Santa Paola sì, Arena assente, Riolo assente, Vitrano sì, Galasso assente, Caruso astenuto, Ricciardello Antonio sì, La Spina assente, Marchese sì, Tenerello sì, Scaletta assente, Nicotra assente, Basile sì, Vittorio assente, Buzzanga assente, Orlando assente, Zanghi sì, Russo sì, Puglisi sì, Giaccone sì e Marchese Domenico sì. 18. 18. Io chiamo e poi mando.
E per aspettare ci vuole. Va bene, allora l'articolo, eravamo all'articolo 17. 17 viene approvato. Prego, consigliere Santa Paola. Grazie per la parola, presidente. Prego. Niente, visto i lavori, chiediamo 10 minuti di sospensione. Grazie. Va bene, 5 minuti. 5 minuti di sospensione. Sospendo 5. Sospenso il consiglio per 5 minuti. Foti assente, Rapisarda presente, e Santa Paola assente, Arena assente, Riolo assente, Vitrano assente, Galassa assente, Caruso assente, Ricciardello presente, La Spina assente, Marchese Sant'Anino presente, Tenerello assente, Scaletta assente, Nicotra assente, Basile presente, Vittorio assente, Buzzanca assente, Orlando assente, Zanghi presente, Russo assente, Puglisi assente, Giaccone presente, Marchese Domenico, Antonino assente, 7 presente, la seduta per mancanza di numero presente, sì. Dai, Zanghi presente. Per mancanza di numero legale la nella seduta è rinviata di un'ora. Richiamerò l'appello, sono le 22:15 alle 23:15. Ringrazio i vigili urbani.